cos'è il varicocele e la sclerosi anterograda secondo Tauber lo vedremo nel video di oggi. Buongiorno a tutti, sono il dottor Patrizio Vicini, andrologo, urologo, chirurgo plastico ed estetico genitale a Roma. Ti invito a iscriverti al mio canale YouTube e a rimanere collegato fino alla fine, perché daremo informazioni dettagliate, progressive e differenti nel corso dell'intero video. Il caso clinico di oggi è un ragazzo di 19 anni affetto da oligostenospermia secondaria a un varicocele sinistro di quarto grado. L'oligostenospermia sta a significare che sono presenti pochi spermatozoi nel liquido seminale, con motilità, ridotta e con morfologia alterata, cioè la percentuale di spermatozoi atipici è molto elevata e atipici sono non fecondanti. Il varicocele è una dilatazione venosa patologica delle vene del plesso campiniforme del testicolo di sinistra, è la causa principale di infertilità maschile in quanto sia l'aumento di temperatura sia l'alterato drenaggio di metaboliti tossici, i cosiddetti radicali liberi dell'ossigeno, vanno ad alterare la qualità del liquido seminale, quindi numero, morfologia e motilità degli spermatozoi. Guarda i segni e i sintomi, il paziente riferiva chiaramente, oltre all'alterazione del liquido seminale, un'orchiagia, cioè un senso di pesantezza e fastidio a livello del testicolo di sinistra e un'ipotrofia testicolare di sinistra, proprio per la presenza di varicocele, le dimensioni del testicolo sinistro erano inferiori al controlaterale. Per quanto riguarda la diagnosi, abbiamo chiaramente effettuato, oltre all'esame del liquido seminale, una visita andrologica con esame obiettivo locale, appunto rilevato questo reflusso venoso patologico a livello del testicolo di sinistra di grado elevato. La diagnosi poi è stata confermata con un eco color Doppler testicolare e appunto di nuovo riconfermato questo reflusso venoso patologico a livello del testicolo di sinistra. La diagnosi differenziale è chiaramente con delle cisti e con altre neoformazioni a livello del testicolo, quindi del didimo, oppure dell'epididimo, perché possiamo avere delle cisti dell'epididimo o degli spermatoceli. Per quanto riguarda l'intervento di sclerosi secondo Tauber, si effettua una minima incisione di circa 2-3 cm a livello dello scrotale, quindi del testicolo di sinistra, dopo aver effettuato un'anestesia locale con carbocaina. Le vene vengono isolate, successivamente vengono incannulate e poi si esegue una flebografia con sclerotizzazione delle vene stesse. Le principali complicanze di tale intervento sono rappresentate da ecchimosi, quindi qualche petecchia emorragica, lievi ematomi, un po' di infiammazione, un po' di risentimento a livello del testicolo sinistra. Complicanze del tutto trascurabili, quindi risolvibili nelle prime 24-48 ore post-intervento. Per quanto riguarda il decorso post-operatorio, in genere si esegue una medicazione a piatto della ferita chirurgica, vale a dire usando un semplice disinfettante e poi applicando una garza sterile o un cerotto medicato. Nel caso specifico del paziente di oggi non abbiamo riscontrato alcuna complicanza intraoperatoria. Nemmeno complicanze post-operatorie sono state rilevate. L'intervento è effettuabile in regime di TH o una notte di degenza. La normale ripresa dell'attività scolastica o lavorativa avviene in genere dopo 24-48 ore. E terapia antibiotica, a volte antinfiammatoria, per 5-7 giorni. La sclerotizzazione secondo Tauber quindi è una metodica sicura, rapida ed efficace che permette soprattutto nei pazienti di giovane età una rapida ripresa delle attività scolastiche, da annoverare sicuramente tra i vantaggi. Rispettando le norme della community YouTube in termini di nudità e contenuti chirurgici, quindi adatti solo a un pubblico adulto, vi rimando al mio sito personale www.patriziovicini.it, in cui vi sarà una sezione video YouTube dedicata appunto a questi video chirurgici e troverai la versione integrale del video. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, a lasciare un like, scrivere dei commenti che possono essere lo spunto di riflessione per ulteriori tematiche future.
Mi trovi anche sulla mia pagina Facebook, segui la mia pagina Instagram, visita il mio sito personale www.patriziovicini.it. Per ora ti saluto e ti aspetto al prossimo video.